Bentrovati a voi tutti, siamo ancora qui a distanza di qualche mesetto perché insieme al professor Rosaci abbiamo pensato, dopo aver passeggiato per diversi mesi in compagnia di Giddu Krishnamurti, abbiamo pensato durante l'estate di fare una passeggiata che ovviamente... Faremo attraverso i mesi autunnali e invernali insieme a Carl Gustav Jung. Vedremo anche qualche affinità hm, tra i due soggetti che abbiamo pensato di convocare in questa sorta di cammino, di percorso. Eh, con Carl Gustav Jung entriamo certamente nella psicologia analitica. Nella psicologia del profondo, però ecco, se posso dire, e non sembri una battuta, se posso dire che cosa ho ricavato io dalla lettura di Jung, fatta per tanti anni, l'insegnamento che ho maggiormente ricavato, caro professore, è stato quello di non essere junghiano, ecco, nel senso che tutti questi totem sulle teorie, lui le aveva un po' ripudiate, facendoci capire che un operatore della psiche, quando si trova davanti al proprio paziente, deve certamente conoscere quelle che sono le teorie alla base di ciò che sta facendo, alla base di quella che è stata la sua formazione, però è come se le dovesse mettere un attimo da parte. Quindi certamente deve conoscere Freud, certamente deve conoscere Jung, qui potrei dire certamente deve conoscere tanti altri grandi analisti che si sono affacciati nel corso del secolo soprattutto sullo scenario della psicoanalisi, però poi davanti al paziente deve fare da sé. Fare da sé significa deve dimostrare di saperci fare. A me piace molto un termine, cioè di saper lavorare con quel, questo verbo, lavorare con quella materia che gli si presenta davanti, dopo aver, ovviamente, per tanti anni lavorato sulla propria materia. Non a caso, in questa breve introduzione, i due nomi che sono venuti fuori sono stati Freud e Jung. Eh, il sodalizio tra i due si è svolto soprattutto per alcuni anni, eh, quelli che vanno dal 1906 al 1913. Il 13 è l'anno che segna, vogliamo dire, la rottura, eh, con un forte disagio per entrambi, ecco perché eh, sul termine rottura mh, bisogna intendersi. Nel senso che Jung non ha mai disconosciuto chi fosse Freud e quale fosse il contributo dato da Freud. Però qui non si tratta di uccidere il padre, di eliminare il padre. Si tratta però intelligentemente, come poi ha invitato Jung a fare a coloro che si professavano suoi seguaci. Di andare oltre, di cercare di andare oltre. Eh, qui verrebbe in mente di nuovo Krishnamurti, di mettere sempre tutto in discussione, di non accettare a priori soltanto perché l'ha detto Freud, soltanto perché l'ha detto Jung. E quindi lui nel 1912 eh, pubblicò Trasformazioni e Simboli della Libido. Che poi fu successivamente ripubblicato nel 1952, con il titolo Simboli della trasformazione. Ecco, questa è una, una sorta di manifesto che arriva a sancire. Ecco, mi piace di più questo termine, il distacco. Eh? Il distacco da Freud, perché? Perché viene rivoluzionato il concetto di inconscio di libido, ma soprattutto del modo di intendere i simboli, di questa concezione globale del modo di intendere la psiche e anche delle stesse finalità della terapia psicoanalitica. Io ho evitato di farvi tutta la storiella dei cenni biografici di jung perché non siamo più nel 1940 a ognuno di voi basta un clic e trovate no tutto il materiale possibile su chi era che cosa ha fatto che cosa ha scritto qui nell'introduzione insieme al professore cerchiamo non solo di stare e di entrare da parte mia in quella che è la stanza di un trattamento analitico psicologico, ma anche, dicevo prima, di andare oltre. Non a caso ho citato la parola cultura. Ecco, Jung, perché è stato importante nella cultura del XX secolo? Perché quando si parla di Jung non si parla soltanto di psicoanalisi, si parla di tante altre discipline che lui è riuscito a frequentare, a cominciare dalla filosofia, a frequentare aveva 18 anni quando si appassionò dopo aver letto una introduzione al pensiero filosofico riuscì attraverso tutte queste discipline ad andare al ritroso, ad andare sui miti, ad andare su questo materiale arcaico, in modo poi da derivarne gli archetipi, la sua grande importanza attribuita alla religione, su cui poi magari mi soffermerò un po' di più, sono i tratti peculiari, a mio avviso, di una personalità totale, ecco, in grado di sprigionare in tutto ciò che faceva, quando leggeva, quando scriveva, quando partecipava ad una conferenza, ma anche quando tagliava la legna, cosa che lo appassionava molto nei suoi boschi. Ecco, parliamo di una personalità intera capace di regalarci soprattutto un messaggio. È vero che noi siamo il nostro passato che incombe e che dobbiamo in qualche modo decifrare, però siamo anche parte del futuro che attende. Siamo immersi totalmente nella storia. Andiamo oltre, ecco, rispetto a Freud, di ciò che è soltanto corpo. Bios. Con Jung ci apriamo, ci apriamo ad altre dimensioni. Con Jung, come capita spesso, eh, quando un paziente si avvicina. E ha già letto qualcosa di questi grandi di questi grandi personaggi ecco chi si avvicina e magari viene da una conoscenza più junghiana che freudiana della psicanalisi chiede sempre qualcosa di più rispetto al guardare in faccia il sintomo che in quel momento propone chiede sempre di andare oltre cioè è come se fosse interessato non solo ad un miglioramento, io non uso mai la parola guarigione, ad un miglioramento abbastanza immediato di ciò che lo fa soffrire, ma è interessato ad espandersi, ad andare oltre, a migliorare tutta la sua personalità. E per far questo sente quindi la necessità di aprirsi di aprirsi a tanto altro, a quello che di mettersi in contatto con quello che poi lo stesso Jung definì l'inconscio collettivo. Ecco la differenza eh, tra i due inconsci, quello di Freud e quello di Jung. Però oggi siamo in un ambito introduttivo, il che significa che insieme al professore, Abbiamo intenzione nei prossimi incontri, cerchiamo di farne uno al mese in modo da non appesantire, da non, da non annoiare. e Entreremo in medias res, cioè entreremo, cerchiamo di entrare in quelli che sono i temi, i temi centrali, cruciali del pensiero e dell'opera junghiana. Quindi professore, è la prima. Sollecitazione che le faccio, cioè, dopo Krishnamurti ci troviamo di fronte ad un'altra grande personalità che io ho cominciato a leggere co tanti anni fa, come tanti altri attraverso ricordi, sogni e riflessioni, questo libro magnifico, e che poi eh, anche per studio ho dovuto leggere invece tutte le altre opere, ma questa, magari di carattere specialistico, ma questa opera qui è un testo accostabile da tutti, per cui chiunque volesse approcciare la figura di Jung potrebbe tranquillamente iniziare da questo testo che ha la forma divulgativa e dove però si evince fin da ragazzo, fin da giovane, che cosa si muovesse dentro questa persona, dentro questo giovane, dentro questo ragazzo. Perché Jung, al contrario di tanti analisti quotidiani che tendono a mettere da parte il passato, avverto tante cose su questo, ascolto tante cose. Ci sono analisti che dicono che quando si presenta un paziente e comincia a parlare della madre e del padre l'analista dice no non mi interessa parliamo d'altro. Eh, ma, ma senza il passato senza il passato non c'è la psicanalisi senza il passato non c'è trattamento analitico senza la materia onirica che inevitabilmente quasi sempre riporta no? agli aspetti ancestrali di ognuno di noi e come facciamo ad elaborare tutto ciò che non è andato per il verso giusto, tutto ciò che strada facendo ha cambiato di segno rispetto a ciò che noi magari immaginavamo che potesse essere. Pensavamo di poter avere una certa condotta, avevamo determinate illusioni e poi dopo... Lo scontro, eh, lo scontro con quella materia dura che è la realtà, ci ha fatto ritornare con i piedi per terra e ci ha fatto considerare che non siamo soltanto corpo, non è soltanto la spalla, la testa a farci male, ma c'è qualcosa di più. C'è qualcosa di più che ci chiama, che ci interpella. Ecco l'altro insegnamento di Jung, oltre a quello di non essere jungiano, e di aiutarci, almeno così è stato, è stato per me, ad aprirmi, ad aprirmi ulteriormente, a non dare per scontato tutto ciò che appare e ad avere sempre questo sguardo rivolto, rivolto all'altrove, al dietro l'angolo, che non vuol dire eh, necessariamente guardare a chissà quale entità che domani scenderà sulla Terra e cambierà tutto ciò che a noi non va bene. No, no, mi riferisco al non fermarsi a quello che in quel momento osserviamo con i nostri occhi a non fermarsi a quella che sembra in quel preciso momento una verità, una verità anche chiara, chiarissima, perché poi l'esperienza quotidiana ci aiuta a comprendere che c'è sempre qualcos'altro, c'è sempre un qualcosa di più, come fosse uno scarto in grado di dirci tanto di più di quello che invece pensavamo di aver compreso e di aver compreso totalmente. Professore, prego. Sì, grazie per questa introduzione a Jung che già come si vede eh, soltanto in fase di introduzione pone una grandiosità di, di temi, una molteplicità di argomenti profondi su cui andare a riflettere facendoci già capire che si tratta di un personaggio straordinario non solo del Novecento in cui ha, ha esercitato la sua attività ma probabilmente dell'intera storia del pensiero io devo dire che eh, nei confronti del pensiero di, di Jung ho una sorta eh, di sconfinata ammirazione per il suo coraggio Ecco, io oh, credo che si sia trattato di uno dei, dei pensatori, ma anche degli uomini più coraggiosi della storia. Perché davvero, sia nella sua attività professionale, sia nella sua vita, uh, nella sua, uh, diciamo, quotidianità, ha voluto affrontare il. Più grande degli ostacoli, che è proprio uh, la propria interiorità, quindi ha voluto affrontare se stesso, lasciandoci probabilmente questo come ulteriore grande insegnamento, che poi compendia quelli che, che, ha, eh, che, che ha ritrovato anche lei, no? Sia quello che ci avvicina di più a Krishnamurti, cioè appunto questa indipendenza da ogni verità rivelata che, eh, che ne fa il maestro della curiosità. Jung ha voluto indagare tutto, ha sempre eh, voluto mettere il naso dappertutto non solo quindi nell'universo moderno in cui viveva, ma soprattutto andando a scartabellare i libri più antichi, le culture più lontane. No, non dimentichiamo soprattutto questo fatto che Jung è stato colui che ha fatto conoscere al mondo occidentale eh, in profondità la cultura taoista e eh, che ha condotto profondi studi sull'ognosticismo cioè su quella diciamo, corrente del cristianesimo che era stata totalmente eh, cancellata dal ricordo anche degli studiosi per effetto del, del cattolicesimo tradizionale. Quindi già due grandi, ecco, queste due grandi aree di studio che, che riportano Jung al collegamento con l'Oriente. Eh, celebre fu la sua introduzione al segreto del fiore d'oro, questo ah, certo. trattato taoista che gli fu trasmesso dall'amico Wilhelm e che eh, porta Jung già ad uno spessore, a una statura intellettuale nel suo tempo incredibile. Eh, questo già ci rende conto del coraggio. In un periodo in cui la psicanalisi aveva già fatto i suoi non primi passi, ma già era qualcosa di sostanzialmente assestato, in cui Freud era una sorta di star eh, internazionale indiscussa, ecco il coraggio non di andare contro Freud perché appunto. Non ha, non ha proprio senso parlare di contrapposizione eh, tra, tra questi due personaggi, in senso di rivalità o cose del genere. No, ma di cercare di muoversi con pensiero indipendente su una strada che avrebbe poi portato dei grandissimi risultati. Una strada, quella della psicanalisi, che avrebbe donato nel Novecento agli uomini una apertura sull'essere sull umano, sull'essenza dell'essere umano, grandiosa, veramente, eh, veramente fantastica. Ecco, uh, Jung lo si mette sempre a confronto con, con Freud perché sembra quasi no, l'allievo che, che poi cercherà di, 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 di staccarsi dal maestro, ma in realtà Jung non fu mai un allievo di, di Freud, come mm. ha ricordato lei, anche con le date, diciamo, Jung. Comincia a accostarsi a Freud intorno al 1907, quando comincia questa corrispondenza, che poi continuerà per circa sei anni. È vero che sarà una grande corrispondenza, ma Jung era già un trentenne, ecco un trentenne eh, scienziato che aveva già alle spalle una sua, una sua carriera, eh, una sua esperienza molto. Uh, pratica ecco di uh, confronto con la con la terapia uh, con la terapia psichica psichiatrica aveva lavorato con uh, con Bloilar con grandi psicoanalisti già aveva lavorato all'istituto psichiatrico di Zurigo quindi addirittura aveva fatto più esperienza sul campo di Freud. Ecco. E quindi aveva maturato uh, le sue idee che già ovviamente quando conobbe Freud erano già molto avanzate. E, e, e c'è da dire che, che lui nutriva una grande ammirazione per Freud. Quindi diciamo, riconosceva a Freud quello che, che dovremmo riconoscere tutti, cioè essere stato il padre di una disciplina che veramente è stata rivoluzionaria nella storia della cultura umana perché Freud ha aperto la riflessione sugli aspetti oscuri della psiche cioè su questa diciamo realtà che non è né lineare né eh, soltanto affidabile al raziocinio alla razionalità alla se vogliamo meccanicità di un, uno studio classico, uno studio galileiano, ecco. Freud è spesso accusato di essere stato un positivista, di essere stato un riduzionista, ma in realtà Freud ha aperto la mente dell'uomo, diciamo, a sondare proprio ciò che non è né nell'ambito della razionalità né nell'ambito. Diciamo oh, di, 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 Della linearità Ma a sondare ciò che è invisibile A sondare ciò che è inconscio Cioè l'inconscio eh, lo, lo, eh, lo tenta di schematizzare Per primo lui Non partendo da zero Non partendo Voglio dire da una tabula rasa Partendo da suggestioni fortissime Come quelle di Schopenhauer eh, certo. eh, eh, Però ecco È stato il primo A porre l'attenzione su questo magma interiore che l'uomo si porta dietro e che viene fuori da rimozioni e di, di materiale psichico che non riesce a gradire che non riesce a sopportare distinguendo quindi quasi queste due figure quasi due figure autonome dentro la psiche umana che, che viene eh, sezionata, per la prima volta viene disintegrata, non è più unitaria no? ci sono uh, dei personaggi che operano dentro quella che, si, se, che, che, che sembrava un contesto unitario ed è Freud a Freud dobbiamo questa scoperta e, e, e Jung si muove su questa strada, si muove ovviamente eh, andando avanti per la sua strada, con le sue capacità e io sottolineo con la sua curiosità culturale che lo porta ad approfondire il pensiero degli antichi, quindi un pensiero che al suo tempo non è approfondito da, 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 da tantissimi secoli, lo porta a fare delle scoperte eh, veramente eccezionali e a farle nella duplice veste di scienziato e di uomo. Ecco, io credo che l'importanza di Jung sia stata quella di eh, dare una dimensione diversa alla scienza. Ecco. Eh, nel senso che la scienza positiva galileiana viene superata, già come dicevo prima, dalla psicanalisi, dall'ingresso in campo della psicanalisi con Jung, viene definitivamente superata dall'idea che la scienza possa limitarsi a tutto ciò che è materia, come diceva lei prima, a tutto ciò che è corpo, a tutto ciò che possiamo toccare, ma se noi vogliamo indagare, ecco, quell'ultima frontiera, chiamiamola così, della conoscenza, che è la psiche, che è appunto quel fenomeno per cui noi vediamo i nostri pensieri e quindi possiamo anche discutere dei nostri pensieri, allora dobbiamo andare ben al di là del materialismo, ben al di là del raziocinio. E c'è proprio una frase che dice Jung che mi sembra veramente un po' riassuntiva di questo pensiero, in cui lui dice, ora vado un po' a memoria, quindi ne cito solo il contenuto, lui dice finché ci muoviamo con il raziocinio eh, ci muoviamo solo nel mondo della razionalità eh, il nostro universo mentale è povero, rimane di una povertà molto spesso sconsolante e quando noi approfondiamo tutto ciò che è rimosso, tutto ciò che non è cosciente, tutto ciò che viene dall'ombra, allora noi cominciamo a, a mettere le mani in un tesoro di ricchezza che ci portiamo dentro. Io credo che poi per tutta la vita, Jung, Abbia portato avanti questa idea, questa idea che ci sia un universo da sondare e che eh, gli strumenti per sondarlo non ce li dia soltanto la scienza positiva. Ecco, abbiamo bisogno di indagare, e di indagare ad altro livello, di indagare su altre dimensioni. E, e queste dimensioni sono quelle che lui chiamava le dimensioni del simbolo. Cioè le dimensioni in cui non emerge una realtà toccabile, ecco, materialmente, concretamente, ma emerge una realtà simbolica, quella che ci si presenta nel sogno, per esempio, no? quando la coscienza si è attenuata, ma non solo nel sogno, quella che ci si presenta quando noi vogliamo andare oltre il significato immediato delle cose. Per cui anche... Le persone che incontriamo, le esperienze che abbiamo fatto, tutto ciò che è, è immediatamente, concretamente attorno a noi, noi vogliamo cominciare a interpretarlo, cioè cercarne il significato. Nostra madre non è solo un individuo fatto di carne e ossa, non è solo quella che ci ha accudito fin da bambini, ma è il significato di qualcosa, è un simbolo di qualcosa che ci portiamo dentro. Jung fa un salto ecco nel modo di eh, intendere la conoscenza umana, un salto che secondo me è anche un recupero di un modo di ragionare che è esistito nel passato, esisteva eh, vorrei qui anticipare qualcosa che spero che poter approfondire, che possiamo approfondire più avanti quando parleremo dei singoli argomenti questa anticipazione, questo qualcosa riguarda il rapporto appunto tra Jung e la cultura, la cultura antica, per non dire arcaica, ecco, che lui tenta di recuperare, come dicevo prima, con questi suoi studi molto approfonditi, che ne fanno uno degli uomini più colti della sua epoca. Lesse proprio di tutto Jung, approfondì proprio di, di, di tutto. E, e questa, questo rapporto tra Jung e il mondo antico-arcaico ne fa un pensatore veramente interessante, perché apre la strada a un modo di pensare che, per esempio, nel mondo occidentale è, è, è completamente agli antipodi rispetto alla normalità. Per cui diciamo che. Stiamo discutendo un po' di psicanalisi. Stiamo toccando l'ambito del disagio psichico eh, o della pazzia. Forse il più grande pazzo, uno dei più grandi pazzi ecco, del Novecento, da questo punto di vista, è stato Jung, eh, che è veramente andato a sconfinare ben oltre i limiti che eh, la scienza moderna dà alla normalità. Io eh, diciamo ovviamente rimango eh, nell'ambito filosofico, lascio a lei: no, no, ma al di là di questo, eh, ecco, mi sembra di poter, di poter aggiungere poco, ma se vogliamo, potremmo dire sul solco che lei ha tracciato: che ehm, la psiche la psiche con Jung, pur Sorretta da eh, necessità eh, biologiche istintuali, eh, tende però a spiccare il volo in quella direzione del non materiale, per cui parlare di, di spiritualità con Jung non è fuori luogo. E' è chiaro che tutto ciò che è un elemento... Fortemente caratterizzante della, della concezione junghiana della psiche, non solo segna un bel distacco dalla visione di Freud, ma viene introdotta anche la tesi che la psiche non è soltanto un prodotto della materia, non è esclusiva. Elaborazione di istanze biologiche e non può essere ridotta alla dimensione di una materia che a un certo punto impara a parlare. Allora, eh, voi capite, qui è comprensibile l'allarme del neurologo positivista e miscredente Freud che arrivò ad ammonire Jung di. Non lasciarsi prendere, non lasciarsi travolgere, sommergere dalla, queste sono proprio parole virgolettate di Freud, dalla nera marea di fango della religiosità. Invece, per Jung, la religiosità è insita nella natura della psiche. Per Freud è un prodotto nevrotico e quindi malato l'uomo nelle sue componenti infantili anche quando eh, gli riesce di sganciarsi dal padre terreno resta secondo Freud un soggetto piagnucoloso che ha sempre necessità di protezione allora si inventa un padre eterno, da implorare, al quale chiedere aiuto, protezione, no? Quindi un padre dalla potenza infinita che è capace anche di condurre il figlio, questo povero figlio precario nella dimensione dell'immortalità, permettendogli di beffare la morte, no? Con il discorso della risurrezione. Allora tutta la produzione Diceva anche il professore di miti, religioni, la stessa arte, eh, la stessa arte per Freud. Tutto questo armamentario è un'elaborazione nevrotica, fantasiosa, eh, che si può convenire ad un bambino, non ad una persona adulta razionale ma è comprensibile guardi è molto eh certo, comprensibile eh certo. nell'epoca in cui eh, freud vive che poi certo. non è soltanto il suo secolo è un'epoca che dura da secoli nel momento in cui freud si esprime e in cui il concetto per esempio di religione di religiosità ormai è stato interpretato in una maniera così distante dal mondo degli antichi dalla religiosità dei greci degli antichi egizi di, 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 di popoli, per esempio, orientali. No? In Occidente è stata ormai così eh, io direi travisata perché appunto non si capisce più che cosa gli antichi volessero dire che Freud, effettivamente, è come se parlasse di una religione che non ha niente a che vedere con quella religione lì, ha a che vedere con qualcosa che poi Nietzsche eh, denominò appunto la morte di Dio. No, ecco. Un dio morto, cioè, è chiaro che Freud non parla de, de, degli dei greci no, perché neanche li conosce. Non, non, non a caso, non ha... in, insieme all'altro nome che lei ha fatto adesso: nome di straordinaria importanza, e sono stati etichettati come maestri del sospetto. No? Eh, certo, certo, e, e, è importante, secondo me, questo discorso si riallaccia all'importanza di Jung Jung eh, riscopre. Aiuta a riscoprire anche a noi le istanze dell'antica religiosità, della vera spiritualità, che non è quella di cui parlava Freud. Freud semplicemente si riferiva a qualcos'altro e, e poi magari muoveva accuse eh, a Jung eh, in buona fede, no? nel senso che eh, pensava che, che Jung si stesse avvicinando a quel fango di cui si parlava prima quella marea di irrazionalità senza senso, quelle superstizioni, mentre Jung stava andando su ben altra strada. Stava che andando eh, sulla strada eh, di, di riscoprire una spiritualità che secondo Nietzsche, per esempio, era morta. Al di là del contesto epocale però, mi verrebbe da dire che Freud, al di là della formazione, ecco anche proprio per la sua struttura di personalità mm. È come se non vedesse, non concepisse, non potesse concepire questa dimensione di, di, di religiosità. Perché non trascuriamo che Jung ipotizza anche una dimensione, lo diremo poi negli altri incontri, di coscienza ultrasensibile, che è animata da archetipi, archetipi eterni. Che sono capaci appunto di plasmare la psiche, la psiche degli uomini. Ora ci rendiamo conto che, anche in base a ciò che stava dicendo il professore, sono concetti questi all'epoca, in quel tipo di contesto, più che sufficienti per essere scomunicati da Freud. Perché con Jung viene tra l'altro ricostruito il ponte proprio con la cultura del mondo antico, perché anche questa, questo concetto di archetipo, siccome mai c'è nulla di nuovo sotto il sole, no? e beh, eh, pensiamo alle idee di Platone, no? al, al mondo iperuranico, con Jung viene riattivato l'antico convincimento. Di anima mundi, cioè una sorta di, 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 di tessuto vivente che nutre sia la natura che gli uomini, e questo è un concetto agli antipodi rispetto alle concezioni illuministiche e positivistiche. Allora, per tornare anche nella stanza d'analisi. Il concetto di libido, come inteso da Freud, ha bisogno di una sorta di ribaltamento, cioè non può essere concepita soltanto come una mera istanza sessuale, ma finisce per essere, ecco, Jung, energia psichica, slancio vitale. Insomma, nella psiche. È come se fosse inserito una sorta di, di DNA evolutivo una sorta di progetto che la spinge verso traguardi che vanno oltre la semplice gestione dell'esistenza quotidiana e che cos'è tutto questo è il concetto del processo di individuazione altro tema centrale e cruciale di Jung, è questa sorta di movimento spontaneo di evoluzione della psiche nella direzione della individuazione o del sé. Il sé che è un io arricchito dalle indicazioni di quelle immagini archetipiche che ci appartengono che fanno la domanda di senso, che finisce per essere la domanda di tutte le domande. Allora, per chiudere questo mio ultimo secondo passaggio, sempre a passeggio con Jung, eh, pochi giorni fa mi è capitato una paziente, ma... Mi sono ricordato poi di aver già letto questa cosa, cioè è già successo ad altri analisti con altri pazienti. Una paziente che mi ha detto, dottore, ma venendo a fare questa sorta di cammino psicologico, eh, non è che metto a rischio la mia fede, il mio credere, che è un credere anche forte. Beh, io... Come hanno fatto, ripeto, altri analisti nel passato, ho potuto rispondere, signora, nessuna preoccupazione. Se la fede è vera, magari eh, con un cammino finirà per essere addirittura persino più consapevole. Se poi dovesse scoprire che non è vera, per tornare a Freud, che è una sorta... Di, di paravento, di affidamento ad un qualcosa in cui si cerca protezione e conforto e nient'altro, beh, allora sarà anche più forte e più libera di, di abbracciare una magari anche una nuova dimensione di religiosità. Allora, per Jung, eh, calarsi nell'inconscio. Non è soltanto ripescare dei contenuti psichici rimossi, ma finisce per essere un viaggio all'interno di un labirinto. Ecco l'immagine che più si addice al cammino psicoanalitico. Il labirinto. E cosa, e cosa cerchiamo dentro questo labirinto? Cerchiamo il senso dell'esistenza. Allora. Se per Freud la psicoanalisi è la soluzione di conflitti legati ai disturbi nevrotici, per Jung è maggiormente un viaggio all'insegna della ricerca di senso della propria, della propria esistenza, ovviamente, anche del senso dei propri disagi, dei propri problemi, però la, la psicologia analitica di Jung, ecco perché all'inizio parlavamo di apertura totale ad altre dimensioni, eh, si rapporta alla fenomenologia di Husserl, a Heidegger, a Biswanger, a Jaspers, cioè si ha una sorta di percorso eh, fenomenologico che non è... Eh, Asettico non è eh, certamente distaccato dal disagio dell'altro, ma è una sorta di compassione, comprensione, eh, immedesimazione anche se questo terzo termine è un termine un po' delicato insomma, il fenomeno che viene inteso così come appare, eh, percepito dalla psiche. All'interno di questo fenomeno c'è la necessità di cogliere l'esperienza di ciò che si manifesta alla coscienza, ma la necessità anche della partecipazione affettiva e soprattutto della comprensione. Quindi tutti questi fatti, tutti questi racconti vanno inseriti sempre nel processo di partecipazione. Psicologo paziente, analista paziente, per essere, mi verrebbe da dire, genuinamente ispirati, quindi non genuinamente jungiani, ma genuinamente ispirati al pensiero di Jung, dovremmo essere in grado nel momento in cui c'è un confronto, come quello che sto avendo adesso con il professor Rosacci, che non è un confronto tra psicologo e paziente, ma bisognerebbe avere alla fine uscire fuori da questi incontri con non la sensazione, non la percezione, ma la certezza di non essere in grado di stabilire chi ha dato di più all'altro e chi ha preso di più, proprio perché c'è stata una collaborazione totale di crescita. E qui entriamo molto nell'universo di Jung, nel pensiero di Jung, perché Jung credeva proprio. Che la psiche non fosse meramente un discorso egoico, cioè l'ego di Jung è un concetto che si distacca dall'ego di, di Freud. E anche, diciamo, questa divisione classica che fanno tutti gli psicanalisti, di cui si sente sempre parlare appena si parla di psicanalisi, no? no, l'io cosciente e l'inconscio. Ecco, come se eh, si eh, trattasse di qualcosa di assodato, per cui dentro questa psiche è come se ci fossero due specie di cervelli autonomi: uno che si comporta come un ego e uno che si comporta come un inconscio. E non si sa bene cosa sia questo inconscio. Poi alla fine c'è chi lo va a situare in qualche zona del cervello. Così come l'ego si situa in altre zone. No, a me mi fa un po' ridere, anche eh, diciamo, da, 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 insomma, da detto ai lavori nell'ambito dell'intelligenza artificiale. No? Eh, noi ci interessiamo anche eh, di, di, di capire come funziona il cervello, ma si cerca di non confonderlo con la psiche, quantomeno, ecco. non, non, non si può fare un discorso così materialistico. Ma eh, ecco una cosa che ci tenevo proprio a dire è che questa suddivisione conscio-inconscio in Jung non assume lo stesso senso che assume in Freud, e addirittura voglio dire, non assume lo stesso senso che assume oggi nell'immaginario nell collettivo. Ecco. No? Perché mentre conscio per Freud significava semplicemente un, uno stato della psiche, una regione ecco, della psiche, in cui in qualche modo tutto era presente alla coscienza, no? l'inconscio era qualcosa che conteneva tutto ciò che è rimosso dalla coscienza, ma essenzialmente sia il conscio che l'inconscio avevano a che fare con una dimensione individuale cioè erano qualcosa che apparteneva solo e soltanto all'individuo basta fine nell'inconscio ci stavano che cosa ci stavano i ricordi eh, rimossi i dolori non accettati ecco con Jung questa dicotomia assume una uh, valenza diversa totalmente diversa perché infatti Jung mette Quell'aggettivo di collettivo all'inconscio che ne cambia totalmente il senso, perché per Jung la contrapposizione è tra, diciamo, la dimensione egoistica, cioè quella che è centrata su un unicum, un essere che crede di essere unico. Ecco, e una dimensione collettiva in cui vanno a finire dentro elementi. Che sono ereditati geneticamente che, che appartengono alla cultura, elementi culturali, memetici, che ogni essere umano si porta dentro fin da quando è nato, insieme esperienze che fa lui singolarmente, per cui c'è un inconscio sicuramente personale, un inconscio che contiene i ricordi rimosti, eh, il passato individuale. Ma esiste quell'universo di immagini quegli archetipi di cui parlavamo prima, che appartengono a tutta la specie umana, che sono il risultato di centinaia di migliaia di anni di evoluzione e con cui si deve fare i conti se uno vuole rimanere essere umano, no? Perché queste immagini appaiono, appaiono e, e vogliono dirci qualcosa. La figura della madre, del padre, veicolata attraverso i miti. Veicolate, ecco, attraverso i sogni ci parlano di noi, ma è un noi. Appunto, non ho usato il termine al plurale invece che il termine al singolare. No, proprio per dire che è collettivo, ci riporta alle relazioni, al mondo della relazione. E questo è un altro grande contributo di Jung. Io lo dico solo in, in, in fase introduttiva, per rimanere sempre nel discorso introduttivo. Poi la potremo approfondire quando parleremo dell'inconscio collettivo. Ma già da adesso io metterei questo punto da fissarsi bene in mente quando si parla di Jung. Jung è colui che ha messo in campo, in gioco, questa necessità di vedere se stessi non più come un ego contro altri ego distinti e separati, ma di vedere noi stessi come individui, che è una cosa diversa. Cioè individuo significa sì distinto, ma non separato. E qui ci ricolleghiamo a tutta una tradizione filosofica che viene dall'Oriente e che Jung conosceva e che sicuramente diciamo, gli ha consentito. Di arrivare, e arrivare a formulare queste posizioni che sono totalmente rivoluzionari anche per quanto riguarda la pratica psicoterapeutica. Il concetto di nevrosi per Jung era fondamentalmente diverso da quello che era per Freud, no? Perché Jung non riconosceva la malattia, aveva la precisa contezza che quando noi parliamo di qualcosa di anormale. Di qualche cosa di guasto, ecco, lo facciamo rispetto a quello che noi consideriamo normale e che ha a che fare con un'epoca, no? In cui, per esempio, ricordiamo fino agli anni 50, 60, anche dopo che so, l'omosessualità era considerata una malattia. Gli psicologi americani, fino agli anni 80 nel loro libro delle malattie psichiche, mettevano l'omosessualità. Quindi, ovviamente. Uno che fa, va dallo psicologo e, e cerca di curare quello che crede che sia un malanno. Uno come Jung, invece, comprende che quella che viene chiamata nevrosi, nel senso che è qualcosa che disturba e che, che viene dai nervi, dal sistema nervoso, ma poi alla fine è il disagio che uno prova. Jung voleva leggere in quel disagio, capire cioè quel disagio cosa rappresentasse. cioè una forma molto spesso di ribellione a qualcosa che non si accetta, non semplicemente un guasto della psiche, ma appunto un modo di esprimersi, quindi una forma artistica nobilissima di un essere umano. Se non riconosciamo questo a Jung, veramente, insomma, non gli riconosciamo forse la cosa maggiore che, che, che lui ha fornito, ecco, questa, questa idea di individuo. E poi, giusto per concludere il mio intervento, mi piace ricordare che fu portata avanti da quello che, che fu, secondo me, il suo allievo migliore, che è stato eh, James Hillman, no? che ha fatto proprio affondato sugli archetipi, su questa visione dell'inconscio collettivo, tutta una psicologia che lui chiamò psicologia archetipica. E, e, e veramente capì bene quello che il maestro gli aveva, gli aveva ispirato Qui, avremo, avremo modo anche di farci rientrare all'interno di convocare all'interno di questa passeggiata anche Hillman come compagno di, e, <ride> di passeggiata anche contrastato eh, perché e, non, sì, sì. non accettato da tutti, da tutti gli junghiani diremo, diremo perché una breve chiosa a quello che ha detto, eh, caro professore, la verità poi è che in Jung c'è di mezzo, l'abbiamo detto all'inizio, c'è di mezzo la cultura, c'è di mezzo la storia, c'è di mezzo il mondo, che dimensioni verso le quali Freud... Eh, Abbiamo detto prima, non era portato ad andare, ecco, mettiamola così. Per cui con una, con una sintesi potremmo dire che con Jung si esce da sé per rientrare in sé, per comprendere meglio il proprio sé, ma affacciandosi e partecipando a quella che è. La storia del mondo di ogni singolo essere umano, di tutti gli esseri umani, perché tutti sono portatori. E pensi se qui non ritorniamo anche a Krishnamurti? Tutti sono portatori di ciò che, di ciò di cui quotidianamente non facciamo altro che lamentarci. Sembra sempre che quel problema sia soltanto nostro, mentre invece e il problema di tutti verrebbe da dire lo è stato di tutti no? ecco il discorso del passato il discorso dell'antichità di un passato che finisce per essere sempre il respiro del presente sempre ci siamo dati questo obbligo mi verrebbe da dire di non andare oltre l'ora Abbiamo sempre il timore <ride> di annoiare. Io credo che con Jung, così come è stato con Krishnamurti, caro professore, ecco, me lo auguro che chi uh, ha la bontà di continuare a seguirci attraverso questa passeggiata, passeggiando con noi e passeggiando con Jung, come è avvenuto con Krishnamurti, si possa avere una sorta di rigenerazione. Il merito. Non è mio, il merito non è suo, il merito è di questi grandi pensatori che hanno fatto, io dico, non soltanto la storia del pensiero, hanno fatto la storia della vita, della nostra esperienza quotidiana, perché tutto ciò che hanno inteso insegnarci lo ritroviamo in ogni singolo passo. In ogni singolo gesto, in ogni singola azione quotidiana. Benissimo, assolutamente vero. E, e speriamo che chi ci segua insomma colga questo spirito che, che ci sforziamo di, di dare a questi incontri. cioè Anche se in realtà parliamo in due e sembra che parliamo, ci rivolgiamo a un pubblico passivo, invece, eh, nelle nostre intenzioni, ce lo siamo detti varie volte. C'è una sorta di, 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 di connubio, di, di contatto con chi ascolta, perché stiamo facendo delle riflessioni ad alta voce. Noi e gli altri, chi ascolta, magari faranno le proprie riflessioni, non ad alta voce, ma non importa. Ecco, per creare, per creare, qui uso un termine di Hillman, per creare anima. Per, anima, fare, fare, anima. Anima, per fare anima. È il momento dei saluti. Grazie a tutti. E se continuate a seguirci sui nostri rispettivi canali, sui nostri rispettivi siti, eh, troverete non solo questi documenti, ma anche il prossimo appuntamento. Non vi anticipiamo di cosa parleremo, ma l'avrete già capito, cominceremo dopo questa introduzione ad andare. Su ogni singolo tema, su ogni singolo aspetto, ce ne sono tanti del pensiero junghiano. Grazie a tutti, alla prossima. Arrivederci a tutti e grazie a lei.